Probabilmente gli hanno detto di aspettare. Vediamo, perché c'è proprio l'ammiraglia alle spalle di Rinero, e adesso Masi è passato in testa. Non è il tratto meno difficile, stanno salendo con il 53, pendenza intorno al 3-4%, solamente tra un paio di chilometri comincerà la salita vera e propria. Adesso è Biondi in Francia. È stato campione del mondo nella corsa a punti, naturalmente nella sua Grenoble non poteva mancare il bersaglio. Sono i due fratelli Biondi che guidano la Casinò, mentre primo piano di Christophe Rinero. C'è una diversificazione tattica nella Cofidis. Ma adesso dobbiamo vedere come si comporteranno. C'è questo Rinero in testa, fra l'altro 14° in classifica generale. Vedremo se Bobby Giuli, che riuscirà a scattare nel Col du Telegraph, è stato Roland Meyer a scattare in un paio di occasioni, mentre Serrano adesso si è staccato. Mentre sento la voce di Alfredo Martini che ti sta chiamando, ma evidentemente deve avere anche lui trovato qualche blocco. Sento gridare Martini, Adriano, Davide, ma non riesco a capire da dove arrivino questi urli. Mentre Massi ha ricevuto dall'ammiraglia alimenti, liquidi, maltodestrine e zuccheri. È molto importante mangiare, è molto importante integrare le energie spese. Oggi fa pure freddo, e quando è freddo si spende molto di più, perché il corpo deve sopperire alla bassa temperatura, quindi deve mantenere la temperatura. Il terzetto è ormai ridotto a un duetto, soltanto Rinero e Massi. Allora, Alfredo Martini, una domanda. Alfredo Martini, mentre allarga le braccia il Cervero qui accanto a noi, una battuta per Martini e Fusi. Alfredo, questo tour? Ma penso che sia un tour ancora molto importante, specialmente oggi, che in una tappa durissima come questa, perché è appesantita dalla pioggia, fanno delle grandi salite, vanno a 2600 metri oltre del Galibier. Penso che Pantani possa fare un grande exploit, almeno glielo auguriamo nel finale. Alfredo, io ti ringrazio, ti saluto, perché se no qua ti mettono le mani addosso. D'altronde là di fronte, guarda, c'è quel signore con l'ombrello, e Charlie Gaul è stato cacciato, abbiamo dovuto intervenire, quindi magari quando ci sarà un cambio della guardia, quando troveremo qualcuno più disponibile, ti intervisteremo ancora. Quanti giorni rimane? No, io stasera vado via, devo rientrare perché ho da fare. E quindi seguirai da casa questo Tour de France. Intanto scusaci con Fusi, che non è riuscito, evidentemente ti hanno lasciato passare per la tua età, non ha avuto il coraggio di insistere troppo. Per il tuo sorriso, per la tua classe, sei riuscito a passare. Non ti trattengo oltre prima che succeda qualche cosa. Intanto eccoci sul gruppo dal quale sta scattando, con il numero 186, Hamilton. Eccolo qua, Hamilton, gli americani sempre alla grande in questo Tour de France. Hamilton, che è arrivato secondo nella cronometro, la settima tappa cronometro vinto da Urquiza. Intanto primo visto sorpassare il gruppo l'ammiraglia della Saeco. Questo potrebbe significare che c'è un corridore della Saeco tra i primi tre e il gruppo, però radio informazioni oggi, per colpa che gli elicotteri non si sono alzati, non è attiva. Adesso staremo a vedere se riusciremo a sapere se c'è qualche corridore della Seco. I corridori della Seco potrebbero essere o Piepoli o Donati. Intanto Garcia Acosta, la domanda che facciamo: Fusi è riuscito a superare lo sbarramento? Allora, tre uomini che tra i dilettanti hanno fatto grandi cose quando lei era commissario tecnico dei dilettanti, adesso Fusi, ricordiamo, è commissario tecnico dei professionisti, praticamente è lui che conduce tutte le operazioni. Allora, Piepoli di grande e Pantani sono stati i suoi uomini. Sì, sono tra l'altro tre atleti che hanno vinto, ciascuno ha vinto un'edizione del Giro d'Italia dilettanti, perciò sono atleti con caratteristiche proprio di corse a tappe e di scalatori. Qui si stanno muovendo bene, oggi c'è la complicazione che rientra comunque nelle possibilità del ciclismo su strada nel brutto tempo, e penso che sia una giornata chiave, appunto, non solo per le salite ma per tutte queste insieme di atmosferiche che rendono la corsa senz'altro più dura. Ringraziamo Fusi, attualmente commissario tecnico tra i professionisti, lo ringraziamo per il suo intervento, ma lo ringraziamo per il suo
lavoro tra i dilettanti si è visto, perché tre suoi uomini sono qui nelle prime posizioni, tentano l'uscita Maduá e Casero, il campione di Spagna. Il gruppo sotto la pioggia non consente uscite mentre vola. C'è stato uno scivolone da parte di Fusi, che perlomeno è però riuscito a riprendere, a agganciarsi alla scaletta, perché rischiava veramente di farsi male. Casero, il campione di Spagna al contrattacco, una tappa che il maltempo ha reso bella. Cristiano Gatti, inviato speciale del giornale. Sì, temo anche, sperando di sbagliare completamente, che queste condizioni del tempo finiscano anche per favorire più Ulri che Pantani. Non è per mettere le mani avanti, ma è risaputo che con il fisico mastodontico che ha il tedesco, sicuramente per le sue, poi per i suoi natali, è sicuramente avvantaggiato in una tappa fredda e bagnata. I pochi chili che ha di protezione Pantani in queste tappe dimostrano tutta la loro pochezza. Chiaro che però sono tutti discorsi che si fanno in teoria, e Pantani ha vinto anche sotto la pioggia, e questo quantomeno è rassicurante. Adesso il discorso io lo faccio soprattutto perché, in chiave di vittoria completa del Tour, non tanto di una tappa, serve che Ulrich colli veramente a picco, cioè non che incassi un minuto o due, ma che ne incassi 5 o 6. E secondo me per questo è necessaria la classica cotta, e che secondo me è più facile con condizioni torride, come è già successo l'altro giorno per esempio sui Pirenei, che nonostante avesse piovuto al mattina, ma nel pomeriggio l'ultima salita sotto il sole, insomma, l'aveva abbastanza pagata Ulrich. Ecco, tutto questo in teoria. Io spero soltanto di fare la figura del babbeo, e che Ulrich soffra molto di più di Pantani sotto la pioggia. Intanto torniamo in cronaca diretta. Avete visto i due battistrada hanno un vantaggio di poco superiore ai 4 minuti. Al comando abbiamo il tandem composto dal francese Rinero e dal nostro Massi. Ricordiamo che la nostra telecronaca è iniziata questa mattina alle 11:15, proseguita ininterrottamente tranne un break di una mezz'oretta, idem domani. Il collegamento inizierà alle 11:10, 16ª tappa da Visilla ad Albertville, 204 km con ben 5 Gran Premi della montagna: Port, Coucheron, Granier, Gran Coucheron e Madeleine Horse Category. Quindi una tappa da non perdere neppure domani, una tappa che Rai Sport vi proporrà dall'inizio, vale a dire collegamento sulla terza rete a partire dalle 11:10. Che succede, Davide? Ed eccoci con Garcia, Costa e Hamilton, che sono gli inseguitori, hanno un po' di vantaggio nei confronti del gruppo. Dopo il Col du Galibier, discesa sino alla Grava, fin a Villard d'Arène, ecco il gruppo, e poi gli 8 chilometri finali per l'arrivo alle Deux Alpes, dove il Tour de France giunge per la prima volta. C'era già stato un grande avvenimento, vale dire il Giro d'Italia. Allora, adesso al comando ci sono questi due uomini, staccato di un 200 metri c'è Serrano, a un minuto poco più c'è Farazain e Jimenez che è uscito sulla Telegraph, poi gli altri componenti della fuga è nata nella discesa della Croix de Fer, tra i quali Chandri e Bourguignon. Il gruppo ha un distacco di 4 minuti. Ecco, adesso bisogna vedere come si comporterà la Cofidis, perché a questo punto Rinero in classifica questa mattina era 14esimo a poco più di 6 minuti, potrebbero addirittura tentare la carta Rinero. Cioè, c'è Cristiano Gatti che ti vuol fare una domanda. Una domanda che richiede un parere molto tecnico. No, sto scherzando, Davide, volevo sapere, secondo te, come leggere questa totale assenza dalle prime posizioni degli uomini della Mercatore 1 di Pantani? Perché non è in salita a questo Tour, è una squadra debole. Purtroppo Conti è caduto, e fra l'altro è stato anche poco bene nei Pirenei.
Una squadra che ha dato molto, è stata fortissima al Giro d'Italia, qui al Tour è stata bravissima, molto forte in pianura, però in salita non ha gli uomini da poter imprimere un certo ritmo ai corridori, quindi Pantani deve un attimo attendere, forse il tratto più impegnativo per scattare, ma non può mettere i suoi uomini al comando prima. E ricordiamo che la Mercatone 1 è stata impegnata alla grande con Pantani al Giro, poi al Giro della Svizzera con Garzelli e adesso si ritrova al Tour de France. Insomma, è normale, un logorio più che normale. Mentre ora siamo su Hamilton che ha fatto una grande tappa a cronometro, ma che adesso non sembra sia in grado di reggere il ritmo imposto da Garcia Acosta. Allora, dopo la fuga iniziale di Pozzi, Duran marcati da Zabel e Aldag, ecco qua Garcia Acosta. È nata la fuga con Chandri, Rinero, Massi, Ferrasen, Burgognone, Serrano. Dei sei ne sono rimasti due, Christophe Rinero e Rodolfo Massi. Rodolfo Massi che ha colto punti preziosi in... Attenzione, vedete ormai Pantani parte sulla destra. Allora Massi che ha colto punti preziosi per la classifica del Gran Premio della Montagna sia sulla Croix de Fer che sul Galibier. Massi quindi avviato verso il trionfo in questa classifica, ma adesso aspettiamo Pantani. Eccolo là sulla destra, il pirata cerca un valco, ascensione del Col du Galibier. Il pirata, eccolo là sulla destra, ancora la bandana e gli occhiali, si sta portando nelle prime posizioni, si volta, guardatelo, sulla destra, mentre ora con il numero 204 vedete inquadrato Bourgognon che faceva parte del gruppo dei sei, ormai difende questa posizione, mentre Luc Leblanc, scatto di Luc Leblanc, potrebbe essere il trampolino di lancio per Pantani. Luc Leblanc, ex campione del mondo all'Agrigento, è il primo ad aprire le ostilità. Vediamo chi si muove al suo inseguimento. È Maier, è lo svizzero Roland Maier, scatto di Leblanc, si porta Maier e poi un Riss che sembra aver ritrovato la giusta concentrazione. Testa del gruppo, Luc Leblanc, in seconda posizione Maier, in terza Riss, ma Riss perde contatto. Attenzione, deve ora muoversi in prima persona la maglia gialla. E Bolz che si è spostato, sempre Leblanc che è scattato anche all'inizio del Col du Telegraph, Roland Maier subito pronto, poi Bjarne Riis, Ulrich Hamburger, Pantani intorno alla settima, ottava posizione. Continua Luc Leblanc, ecco adesso comincia la salita ad essere un po' più dura, Riis si porta sulla destra e Ulrich lo sta seguendo. Adesso qui comincia veramente la parte più difficile della Galibier e tra poco potrebbe esserci lo scatto di Marco Pantani. E intanto il gruppo dei primi si è frazionato, erano in una trentina, lo scatto di Luc Leblanc ha praticamente proposto la prima selezione. Quando i corridori transiteranno in vetta alla Galibier mancheranno 42 chilometri alla conclusione di questa quindicesima prima tappa alpina, completamente differenti le salite alpine da quelle pirenaiche. Intanto incomincia il lavoro di, ecco che scatta Escartin sulla sinistra, scatto di Escartin nella scia del quale si porta il campione olandese Bogaert, scatto di Escartin, nasce come gregario di Tony Rominger, poi la Kelme ha bisogno di un capitano ed aggregario Escartin, altro piccolo scalatore con il tipico fisico dello scalatore, diventa leader della Kelme. Scatto di Escartin, ancora bloccato dagli uomini della Deutsche Telekom che dobbiamo dire sino a questo momento si sono comportati molto bene. Per adesso sì, c'è sempre Bjarne Riis, Escartin è stato l'unico corridore l'anno scorso che si è piazzato nei primi cinque in due grandi corsa tappe, quinto al Tour, secondo alla Vuelta. Attenzione, scatto alternato prima di Luc Leblanc, poi ecco che viene ripreso Hamilton, l'americano, scatta nuovamente Luc Leblanc mentre aveva perso decisamente contatto Jalabert, dopo l'abbandono forzato di Virenque, il ritardo di Jalabert, quindi il campione, l'unico campione che rimane ai francesi è Luc Leblanc. Luc Leblanc si ripropone alla grande con questo scatto e in testa si ripropone dopo Escartin. Luc Leblanc, vediamo cosa succede alle sue spalle.
l'inseguimento condotto dagli uomini della Deutsche Telekom, mentre si fermano le ammiraglie. Ormai c'è poco tra i vari gruppetti, le ammiraglie vengono invitate a fermarsi. Scatto di Luc Leblanc, siamo nell'ascensione verso il Col du Galibier. Già due anni fa il transito fu bloccato per le pessime condizioni atmosferiche, la neve. Le condizioni atmosferiche sono pessime anche quest'anno, però è possibile transitare. Ecco che Bourguignon viene ripreso da Luc Leblanc, prosegue Luc Leblanc, scatto, prosegue, sembra, ecco, Escartin con Boger, il campione d'Olanda, grande altra rivelazione di questo Tour de France. Allora si sgretola il gruppo, Bourguignon si volta, ormai fa solo da spettatore dopo essere stato protagonista della precedente fuga. Allora vedete Luc Leblanc sta per essere ripreso da Bogaert, il campione olandese, poi da Escartin. Il gruppo è a un centinaio di metri. Per il momento gli uomini della Deutsche Telekom stanno a guardare. Uomo pericoloso Bogert, è quinto in classifica generale con un distacco di 3 minuti e 29 secondi. Anche lui è un uomo nuovo, anche se l'anno scorso ha già ottenuto un buon piazzamento in classifica generale nei primi 20. Però quest'anno ha fatto il salto, è andato molto più forte, ha vinto il Giro della Catalogna e adesso Ulrich ha la fortuna di avere Bjarne Rissa al fianco, Bobby Giuli, Camburghe, anche di grande. Attenzione, ha la fortuna di avere Rissa al fianco e la sfortuna di avere Bobby Julich nella scia. Anche Piepoli c'è, vedete proprio Piepoli che a differenza del suo solito quando con la pioggia si staccava è qui davanti, quindi finalmente riusciamo a vedere anche Leonardo Piepoli, uno dei puri scalatori, anche di grandi, quindi c'è di grande Pantani e Piepoli. Eccolo lì Pantani nella scia dei due primi della classifica generale, Ulrich e Julich. Eccoci. Vedi che con Ulrich, Bjarne Rissa, attenzione. Ulrich continua a parlare, a chiedere informazioni a Bjarne Rissa, che ho il timore che sia la frutta. È alla frutta perché avete visto si sposta e ha perso subito contatto ed ecco che Ulrich comincia a voltarsi, cerca il danese che non è più in grado almeno per il momento di dargli non solo un apporto a livello atletico ma anche a livello psicologico. Sì, finora Rhys è stato preziosissimo, ha fatto un grosso lavoro. Adesso, come succede in tutte le tappe decisive molto difficili, a un certo punto il campione procede in solitudine, bisogna che faccia solo. Adesso addirittura Ulrich sta accelerando e Pantani lo segue. Accelera Ulrich, poi Julich in seconda posizione, arriva Pantani. A un certo momento ha capito che non è più il caso di rimanere a centro del gruppo, scatta a sua volta la maglia gialla, è la prima volta che la maglia gialla in questo Tour de France prende decisamente l'iniziativa. Allora il primo, il secondo in classifica generale, mentre a questo punto Pantani è già sul podio perché Jalabert, che aveva lo stesso ritardo, vale dire tre primi e un secondo in ritardo, scatto ancora, ecco che la regia ci ripropone lo scatto di Ulrich, mentre ora siamo sui due battistrada. Anche di grande è nella scia di Marco Pantani, bravissimo di grande che sta seguendo i migliori, primo, secondo e terzo ormai della classifica generale, e il giovane di grande. Hanno raggiunto Leblanc, hanno raggiunto Boger ed Escartin. Allora prosegue ora col suo passo Ulrich con Julich in seconda posizione, il corridore statunitense ora è a fianco, vedete lo statunitense il numero 135, secondo in classifica generale con un ritardo di un primo e un secondo dal tedesco, marcato stretto il tedesco da Pantani e da Di Grande. Adesso mentre Escartin e Bogert vengono ripresi, ripeto, quindicesima tappa, stiamo affrontando il Galibier con tutti gli uomini dell'alta classifica che si stanno dando battaglia. Per la prima volta è entrato decisamente in azione Ulrich, dimostrando di non essere assolutamente Rhys dipendente. Comunque sempre in testa Rinero e Massi, però il loro vantaggio sta calando, c'è stato questo scatto di Ulrich, aveva il timore Bogert, quinto in classifica generale, e difatti appena raggiunto Boger, che era insieme a Descartes e Blanga, si è rialzato.
l'impressione che abbiamo avuto nei giorni scorsi, almeno per adesso, è risultata vera, cioè Ulrich sta meglio qui sulle Alpi rispetto ai Pirenei. Fra l'altro il tempo lo sta aiutando, Pantani non ha ancora accennato nessuno scatto. Bisogna però dire che di solito quando Marco parte lo fa parte una volta per sola. Far sul serio, deciso. Uno scatto secco e va al traguardo, cioè non schermaglie, mentre ecco che la regia ci ripropone appunto Ulrich. Non è che quando scatta Pantani tenti lo scatto per poi vedere che cosa si può rifare. Quando scatta, scatta deciso perché ha capito che quello è il momento buono. Ed ecco l'inseguimento di Ulrich, nella scia del quale c'è Julisch, primo e secondo in classifica generale. Ancora rallentatore l'azione della maglia gialla. Allora il primo e il secondo, il nuovo podio, primo, secondo e terzo in classifica, in quanto che Jalabert ha perso contatto. È la prima volta in questo tour che vediamo, eccoci tornati intanto sui due battistrade, la prima volta che vediamo la maglia gialla entrare decisamente in azione. Testa della corsa con il francese Rinero in prima posizione, con il nostro Massi, mentre scatta ancora Escartin. Ancora Escartin che in classifica è nono con un distacco di 5 minuti e 16 secondi. Ulrich sta molto bene, quando è partito l'ha fatto con facilità, Pantani lo ha inseguito anche di grande, un attimo di indecisione ma si è prontamente portato sui primi. Bravo, veramente bravo di grande siracusano, che adesso abita a Galleno, alla sua terza stagione da professionista, ha vinto il Giro d'Italia dilettanti. Fra l'altro, a parte Massi, gli altri italiani qui in questo gruppetto sono corridori che da dilettanti hanno vinto il Giro d'Italia: Pantani, Di Grande e Piepoli. Quindi è un banco di prova decisamente importante il Giro d'Italia Baby, il Giro d'Italia dei dilettanti, mentre prosegue nella sua azione Escartin. Mentre ora vedete inquadrato il gruppo che è ritornato compatto con Riss che ritorna al fianco di Ulrich, mentre si riportano in testa gli uomini della Cofidis ed è Livingstone ora in prima posizione. Livingstone, I presume? Yes. No, adesso però mi pare che sarebbe il momento dell'attacco di Pantani, perché stiamo arrivando nella parte terminale del Galibier e in chiave Tour de France, cioè vittoria finale, occorre un'azione da lontano, pesante, incisiva, da grosso vantaggio. E si può fare solo da qui. Se invece si mira a vincere la tappa, che pure è un grosso obiettivo, allora Marco sicuramente aspetterà l'ultima salita delle Deux Alpes. Devo dire comunque, con un Ulrich messo così bene, forse lui stesso, dico Marco, sta realizzando che il grosso distacco si fa molto difficile, insomma. Oggi secondo me non riesce a fare un distacco, sarà già bravo se riuscirà a staccare Jan Ulrich. Intanto Livingstone l'anno scorso è arrivato 38esimo nella classifica finale del Giro di Francia e secondo nel Tour de l'Avenir, che è praticamente il Giro d'Italia Open, cioè riservato a corridori che hanno meno di 25 anni. Tour de l'Avenir vinto da Laurent Roux. Intanto Escartin ha raggiunto e superato Chandri, mentre la regia proprio si aggrappa ai replay proprio per darci qualche immagine ferma, tranquilla. Ripetiamo, le condizioni atmosferiche sono terribili. Riuscire a portare a termine una tappa come questa merita veramente chapeau, cappello per i tecnici francesi, come avevo già detto chapeau, cappello per i tecnici italiani che hanno fatto un bellissimo Giro d'Italia. Naturalmente ecco che Chandri viene ripreso, mentre è ancora Livingstone che sta facendo l'andatura. Continuano queste ondate successive degli uomini della Cofidis nel tentativo di mettere sulle ginocchia la maglia gialla. Non hanno fiducia in Rinero che è ancora in testa con 2 minuti e 30 circa di vantaggio insieme a Massi. Stanno lavorando per Bobby Julik che è sempre nella scia di Jan Ulrich, mentre Leblanc sta valutando la possibilità di scattare oppure no. Ormai sono rimasti solamente 7-8.
Ci sono tre corridori della Cofidis, c'è Leblanc, c'è la maglia gialla, c'è Marco Pantani, c'è Piepoli e Di Grande, quindi tre italiani, mentre Sciandri... E c'è anche Bogaert, il campione olandese. È un Tour de France nel quale certi corridori hanno fatto un salto di qualità incredibile. Parlo di Bogaert e parlo di Bobby Joly. Adriano, bisogna essere molto chiari, in questi anni abbiamo visto molti salti di qualità, magari anche in terza età, quando cioè parlo della vita di un atleta, e in questi giorni ci siamo dati qualche spiegazione in più, quindi io preferisco credere ai corridori che durano 10 anni, che per 10 anni vincono, stanno agli alti livelli, perché vuol dire che questa è la loro dimensione. Ai corridori che compaiono improvvisamente nel fiore degli anni, a 27-28 anni, magari fanno una bella stagione, fanno macelli in un grande giro, poi all'improvviso scompaiono, preferisco non credere più. Non è il caso di Boger, che ha 26 anni, l'anno scorso è già arrivato tra i primi 20 nella classifica finale del Tour de France e quest'anno aveva detto chiaramente fin dall'inizio stagione che puntava a migliorarsi. Ha vinto la Catalana e quest'anno ha già vinto tre corse, una tappa e la classifica finale della Catalana del campionato olandese. E intanto questo tifoso ha meno resistenza di quello che lo ha preceduto, numerosissimi i marchigiani, i romagnoli, i lombardi, proprio per poter seguire i loro idoli in questo tratto finale. Intanto con il numero 92 Peter Farazin faceva parte del gruppo dei battistrada, ora la telecamera è nella scia di Escartin mentre riparte, attenzione, un'azione molto importante, Luc Leblanc lancia l'attacco, in seconda posizione c'è la maglia gialla, Pantani con Bobby Joly pronti ad intervenire, può essere questo il momento decisivo? Io penso di sì, Pantani in mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai è da solo, potrebbe partire Pantani, se sta bene parte adesso, eccolo, difatti parte. Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di e Pantani. E non risponde Ulrich. Non risponde Ulrich che aveva già dimostrato che quando scatta Pantani è meglio lasciar perdere, però vediamo che si volta, vede che sta arrivando qualcuno, aspetta Leblanc che si è voltato, ha rallentato, ha capito che Luc Leblanc può essere in grado di dargli una mano, è la prima volta forse che Pantani dà una dimostrazione di grande intelligenza tattica, ha visto, si è voltato, ha frenato, ha capito che l'arrivo di Luc Leblanc poteva essere molto importante, però non ha visto giusto perché mi sembra che Leblanc si sia rialzato. Adesso è Boger che prova, secondo me Pantani ha voluto saggiare la resistenza di Ulrich. Sia nella Croix de Fer sia nella Telegraph Ulrich sembrava almeno che pedalasse molto ma molto bene, allora secondo me Pantani qui nel tratto più duro del Galibier ha scattato e ha cercato di vedere la reazione di Ulrich, vedete proprio in questo momento, no? Che Pantani si volta indietro nel replay e poi a un certo punto smette di pedalare, vede che arriva Leblanc e secondo me vedendo che Ulrich si è staccato e non ha reagito potrebbe continuare eventualmente, ecco, insieme l'attimo in a Leblanc. Cui si ferma, si volta, controlla, vede che arriva Luc Leblanc, lo aspetta ed eccoci intanto sul gruppetto di testa con Escartin, Ridero, Massi, poi c'è è arrivato Jiménez Serrano e poi Escartin. Serrano, Rinero che continua nel suo ritmo, Massi con un rapporto molto più difficile, qui stanno, intanto ha staccato tutti. E riparte Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin, Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione? Dovrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla vetta del Galibier, poi dal Gran Premio della Montagna ancora 42 chilometri. Sta andando molto forte Pantani, sul Plateau des Belles non andava così. E attenzione nella scia di Escartin, giustamente Cristiano Gatti aveva detto se Pantani vuol attaccare a fondo Ulrich, se vuol dimostrare oggi che può vincere il Tour, deve attaccare da lontano, se invece mira, ed è già una grossa soddisfazione al successo parziale, può aspettare l'ultima salita. Pantani ha dimostrato di voler vincere il Tour de France. Non ha nulla da perdere, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto una tappa al Tour e quello era il suo obiettivo. Adesso sta cercando di vincere questo Tour de France, mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto.
sta calando, addirittura sta perdendo molti secondi, non ha nessun compagno di squadra e come al solito non sa cosa fare. E accanto a Urric vediamo Piepoli con la maglia rossa e Di Grande, non sa cosa fare, questo è forse il limite del tedesco. Sì, è costato e va a vantaggio di Piepoli, che questa volta Piepoli non gli lancia la ciambella salvagente che gli aveva lanciato e che gli aveva lanciato facendosi del male sui Pirenei. Stavolta Urric è veramente solo, vedo che gli altri non hanno nessuna voglia di salvargli il Tour de France, se vuole salvarselo deve farselo da solo. E credo che a questo punto senza l'aiuto fattivo di qualche improvvisato alleato, che spesso comunque per strada si trova con qualche anche con degli improvvisati accordi, eccolo, diciamo, ecco, senza questi improvvisati accordi Urric adesso deve fare i conti con il suo lato debole, cioè il lavoro in solitudine e in difficoltà. Mentre Pantani è un corridore che in solitudine dà il meglio, è il corridore che lavora meglio di tutti da solo, Urric è il corridore che da solo va in stato confusionale, l'ha dimostrato tante volte, e bravo Pantani che è riuscito ancora una volta a metterlo in queste condizioni. Intanto eccoci nel gruppo di Urric che ha a fianco il campione olandese Bogaert, poi anche Julić, il secondo in classifica generale, non sembra in grado di dargli una mano, mentre con il 181 vedete Robin, gli uomini di classifica tutti dall'altra parte, il tedesco mentre ecco che prosegue nella sua azione. Altro passo. Pantani, un altro passo, una legnata, sta dicendo Cristiano Gatti, una legnata incredibile, nessuno ci ha provato, Luc Leblanc ci ha provato e Escartin, non sono riusciti a mantenere il ritmo. Adesso oltretutto teniamo presente che c'è anche una brutta discesa, almeno nella prima parte, per cui anche se il Galibier non è vicinissimo al traguardo, siccome conosciamo tutti la follia da discesista di Pantani, io penso che lui riuscirà a mantenere o comunque e addirittura anche a guadagnare ancora anche in discesa per presentarsi sull'ultima sparata finale delle Deux Alpes nelle migliori condizioni. Questo ovviamente nelle speranze di tutti. Facciamo, tocchiamo ferro e adesso prepariamoci al finale. Allora, e dobbiamo dire che Pantani che la sfortuna aveva appiedato più volte, che la sfortuna sembrava si volesse accanire contro di lui, finalmente Pantani può dimostrare tutto il suo valore, tutta la sua classe non solo a livello gambe ma anche a livello cervello, perché anche tatticamente ha dimostrato di essere perfetto, mentre ora vediamo che c'è Di Grande in prima posizione, Babi Jolic in seconda, poi Robin, poi Bogaert sulla destra la maglia gialla, grande, grandissimo Pantani. Ottima prestazione anche di Di Grande, adesso è lì che anche lui non sa cosa fare, più o meno nella situazione di Piepoli della tappa di Plateau des Baies, mentre Pantani sta proseguendo, ritmo che è molto più sostenuto rispetto a quello del gruppetto maglia gialla. Noi abbiamo ribattuto più volte l'azione di Piepoli che non voleva assolutamente favorire il tedesco, Piepoli che poteva però seguire Pantani nello scatto. Piepoli accortosi di aver perso l'attimo fuggente, poi aveva cercato di recuperare. Stessa cosa oggi per Di Grande e ancora per Piepoli. Ma signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare. No, non c'è niente da fare. Non è come altri corridori, lui fa uno scatto. Il problema è che quando fa lo scatto poi prosegue nell'azione. Nessuno va in salita come lui. Vedete quando si alza due pedali mette un rapporto più duro, due denti più duro. Penso che stia pedalando con un 39-19, non è una salita durissima, al massimo ha una pendenza del 9%, quindi i corridori, almeno Pantani, può andare su con un 19-17, difficilmente mette il 21 perché lui di solito adotta il 39 come moltiplica piccola. Ormai i primi 4 sono a un minuto poco più di vantaggio nei confronti di Pantani che sta proseguendo. Può essere importante eventualmente per Pantani raggiungere i 4 che potrebbero dargli cambi regolari nella lunga discesa. Ecco
lo scattino che normalmente caratteristica dello scalatore, lo scattino che fa male alle gambe, Berdando, nessuno lo insegue. Quando Pantani scatta fa male, non è lo scattino dei 100 metri, fa il vuoto, poi prosegue e continua ad aumentare. Ma è la cosa che farà, che entrerà un po' nella storia dello sport, del ciclismo, come un gesto d'autore, no? Lo scatto di Pantani, che è diverso da tutti gli altri scatti, per esempio è all'opposto dello scatto del popolare Virenque, che per la platea, per se stesso, per sentirsi grande, fa un centinaio di scatti per ogni tappa senza riuscire a staccare mai nessuno. Fuori classe assoluto è quello che si muove una volta lasciando il segno nella corsa, ma c'è una cosa che rende ancora più importante e più decisivo lo scatto di Pantani, che è sempre annunciato. Non si può dire che Pantani agisca di sorpresa. Lo scatto di Pantani l'abbiamo in agenda già dalla mattina, già dal giorno prima, quasi programmato, eppure nonostante questa prevedibilità, questa certezza, gli altri non riescono comunque a sopportarlo. A circa due chilometri prima della montagna Pantani ha già guadagnato 1 minuto e 15 secondi sul gruppetto maglia gialla. Allora, vogliamo dare un'occhiata alla classifica generale, perché a questo punto è molto importante. Classifica generale, maglia gialla Jan Ulrich, il suo vantaggio è di 1 minuto e 11 secondi nei confronti di Babi Giolec, che rimane, lo vedete, facilmente riconoscibile dall'elmetto azzurro, rimane nel gruppo di Ulrich. Jalabert è saltato, Pantani tre primi e un secondo, quindi ha guadagnato un minuto. Può conquistare oggi la maglia gialla? Ma io penso che sia difficile, ma non è impossibile, anche perché adesso Ulrich è aiutato da Robin, corridore francese che corre nella West Postal. Se riesce a raggiungere i primi quattro, questi possono dargli cambi in discesa. Ricordo che la discesa non è tecnica, non è difficilissima, a lunghi tratti, fra l'altro, dove bisogna pedalare, però è molto lunga, sui 30 km. E poi questi ultimi 9 km, la salita di Des Alpes non è per nulla difficile, intorno al 6-7% di pendenza, però arriva dopo due salite lunghe, interminabili, come Croix de Fer e Galibier. Ulrich non... sembra che non ce la faccia a tirare, mentre è partito Rinero. Parte Rinero che doveva essere una pedina transitoria nel gioco della Cofidis. Rinero parte, 14esimo, 6 primi e 16 secondi. Potrebbe essere la pedina che la Cofidis aveva lanciato in attesa di Babi Jalic, potrebbe essere invece utilissima a Pantani. Potrebbe essere utilissima a Pantani, non Siamo so. Sempre il condizionale. Non penso che tiri se per caso Pantani riesce a raggiungere, cioè quando Pantani lo raggiungerà. Però non era sicuramente la pedina principale della squadra della Cofidis, perché dietro abbiamo visto scattare ripetutamente soprattutto Roland Meijer. Attenzione, vedete che è in difficoltà. Ulrich non è più in testa, è in difficoltà. È un momento difficilissimo, forse il più difficile per il campione tedesco. Naturalmente noi sappiamo che i campioni di questa levatura, di questa classe, riescono anche a superare momenti così difficili, mentre in ultima posizione con il numero 181 vedete Jean-Cyril Robin. Sta succedendo quello che tutti si auguravano, ma nessuno osava sperare. Ulrich è in difficoltà. Questa mattina, non so se è stato questa mattina o ieri sera, Ulrich ha detto: se non dovessi vincere questo tour, ugualmente ringrazio la squadra. Ecco, adesso... L'ha detto ieri sera, proprio in apertura di cronaca avevo ripetuto questa strana, ambigua, misteriosa frase di Jan Ulrich: anche se non dovessi vincere questo Tour de France, ringrazio la mia squadra che è stata veramente molto forte, è stata veramente molto leale. Tanto c'era Baranowski al comando, adesso parte Julik. Attenzione, il secondo in classifica generale, l'americano Julik parte a sua volta. Adesso vedremo se Ulrich è realmente in difficoltà oppure se si era portato in coda. Attacco da parte di Babi Julik, che in classifica generale è secondo a 1 minuto e 11 secondi, mentre prosegue irresistibile, splendida l'azione di Pantani. Quando
alla fine hai, e mi rivolgo a Cristiano Gatti, hai fatto gli elogi alla Rai per il Giro d'Italia seguito molto bene, hai detto grazie Rai, ma anche grazie Pantani. Grazie Pantani dobbiamo dire anche in questo Tour de France. Sì, io devo dire che oramai le cifre, anche le cifre televisive, dimostrano che Pantani non è più un fenomeno ciclistico. Ecco che intanto Pantani sta rimontando, tutti, è arrivato in testa alla corsa. Sta prendendo Rinero. Come era prevedibile. E come al solito, anche scommetterei che anche la tappa di oggi sfonderà i tetti di ascolto. Questo dimostra che il ciclismo non ha bisogno di grandi riforme, di grandi invenzioni, ma ha bisogno soprattutto di un grande volto, di un grande campione. Ed ecco che Pantani è ormai nella scia di Rinero. Pantani ha raggiunto il francese, continua il forcing, i tifosi impazziscono e Pantani ha un gesto di stizza, è incredibile, veramente. Erano anni che non vedevamo un'azione esaltante, splendida come questa. Non è mai andato così al Giro di Francia. Sui Pirenei non aveva questo passo. A Plateau des Bay l'ha vinto, ha staccato Ulrich, ma non ha convinto. Comunque ha trovato qualche momento di esitazione. Qui invece sta andando su deciso, sta andando molto ma molto forte. Adesso Rinero si è portato nella scia. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna, ormai ha più di 2 minuti di vantaggio sulla maglia gialla. Vogliamo dire che non avevamo mai visto un Pantani forte, concentrato come oggi, la più grande azione di Pantani. Sta veramente rischiando di vincerlo questo Giro di Francia, oggi prima tappa alpina, mentre Ulrich si è ripreso, si è riportato in seconda posizione. Si trattava di una leggera defiance, una risposta a Babijolic. Evidentemente non voleva far credere di essere in crisi, ha ritrovato le più segrete energie per bloccare lo scatto di Ulrich. Se avesse perso, avrebbe perso fin d'ora il da solo, diciamo un'azione fantastica. Manca ormai un chilometro al Gran Premio della Montagna della Galibier, Pantani solo, mentre Rinero e Gimene stanno facendo fatica. Bisogna vedere adesso fino a che punto può convenire di rimanere da solo. Penso che intanto Giulica è scattato, vedete, non so fino a che punto Rinero può dargli una mano, penso di no perché c'ha Giulica dietro, però Gimenez potrebbe aiutarlo. Abbiamo la fortuna di avere un così grande Pantani, la sfortuna di avere un così brutto tempo che non consente alle telecamere, che non consente agli elicotteri di farci seguire questa splendida, questa tappa che è indubbiamente tra le più belle viste in televisione. No, sto vedendo dai tornanti che Ulrich è molto lontano da Pantani, perché Pantani è molto sopra. Ecco, devo dire che l'azione di Pantani è irresistibile. Devo dire che anch'io poche volte le imprese di Pantani le ho viste tutte. Questa mi sembra veramente la più ardita, perché parte da molto lontano, si sobbarca tutto, e come si suol dire è un uomo solo al comando. E quindi devo dire che anche a livello di cuore, di generosità, di coraggio, oggi ha battuto tutto quello che si dice con la logica, no? Perché partire così lontano è veramente da fuori classe assoluto. Due primi e 4 secondi, intanto avete visto che la folla impazzisce, ci ripropongono lo scatto di Pantani, vediamo sventolare bandiere dei brettoli, dei baschi, dei francesi, degli spagnoli, tutti impazziscono naturalmente, anche gli italiani, belgi, tutti impazziscono per questa grande, splendida, indimenticabile azione di Marco Pantani. Solamente un minuto, poco meno, dividono Marco Pantani dalla maglia gialla, vedete come quando si alza sui pedali metta un rapporto più duro, poi appena si mette a sedere, 2 denti più agili e via. Comunque vedete come rilanci continuamente la velocità, vuol dire che sta bene, vuol dire che non è affaticato, vuol dire che può ancora ulteriormente aumentare il proprio vantaggio, mentre Giulich, ma non vedo più la maglia gialla, eccola là in quinta, sesta posizione, anche Di Grande comunque sta facendo una tappa straordinaria. E adesso vedremo come si muoverà lo statunitense che vediamo in prima posizione con Di Grande al fianco. Ed eccoci tornati sullo scatenato Pantani, nonostante queste condizioni atmosferiche, notate quanta gente ci sia in vetta al Galibier, un mito, una delle salite
storiche del ciclismo, una delle salite storiche del Tour de France. Souvenir a Henri de Grange, il che vuol dire che è la vetta più alta del Tour. Siamo a quota 2645 con Marco Pantani scatenato. Sta andando veramente forte, adesso è importante stabilire, vedere il vantaggio di Marco Pantani sulla Col di Golibier. Potrebbe essere sui 2 minuti e 20, 2 minuti e 30, secondo me non lo raggiungeranno più, vincerà anche questa tappa, però deve stare molto attento in discesa. Bisogna vedere adesso il distacco, il distacco di Jimenez e Rinero. Ecco qui Gran Premio della Montagna, vedete, mi sembra... Gli è stato passato un impermeabile da Maini, da Orlando Maini, il terzo direttore sportivo, quindi era previsto l'attacco perché Maini era già su pronto con... È passato Jimenez con 10 secondi, ecco, Jimenez potrebbe aiutarlo, Jimenez che è un ottimo scalatore, non è per nulla un ottimo discesista, però a questo punto potrebbe convenire a Marco di attenderlo, proprio bisogna vedere perché discesa potrebbe comunque andare via da solo, mentre Gulick sempre a tirare, anche Ulrich sempre lì davanti, poi vedete anche 42 km alla conclusione, quindi un'ora oltre un'ora. È caduto. No, forse no. Non riusciva a mettersi, no, per esatto. Fortuna non si tratta di un incidente, non riusciva a mettersi la mantellina, ha preferito frenare, aspettare l'ammiraglia, farsi aiutare per un attimo, conoscendo la sfortuna che ha sempre perseguitato Pantani, avevamo paura che gli fosse successo. Niente, saggia decisione. No, ma potrebbe anche darsi che nel cercare di mettersi la mantellina questa sia andata a impigliarsi nel freno. Posteriore. Allora ha preferito fermarsi, e, fra l'altro Veneziano, Luigi Veneziano, meccanico della Mercatone 1, lo ha aiutato, perché dalle volte cosa succede? Quando sei in discesa cerchi di mettere l'impermeabile e col vento, con la velocità va a incastrarsi nel freno posteriore, quindi c'è il rischio di caduta, quindi si è fermato e si è messo la mantellina e è ripartito. Ha qualche difficoltà nel tentativo di chiuderla. Ripetiamo, una discesa bagnata, una discesa lunga, una discesa difficile. Sono difficili i primi 8 chilometri, ecco il monumento. Ecco il monumento ad Henri de Grange, l'ideatore, il fondatore del Tour, primo ad aver inventato e ad aver battuto il record dell'ora. Sono già passati 2 minuti dal passaggio di Marco Pantani e sono ancora in salita Bobby Julich, Piepoli, anche Piepoli vedete in seconda posizione, bravissimo pure lui. Anche di grande è con Ulrich, quindi già 2 minuti e 15 secondi. Allora Bobby Ulrich lo vedete in prima posizione, Piepoli in seconda, la maglia gialla in terza posizione. Può tentare di resistere, può cercare di limitare i danni, ma non è assolutamente in grado né di rispondere allo scatto né di lanciare a sua volta un'offensiva. Purtroppo non abbiamo il cronometraggio ufficiale, eccolo, no. Ecco qua sulla destra che finalmente appare, ripeto, il ritardo di Pantani è di 3 minuti e un secondo, allora... È a 10 secondi dalla maglia gialla, adesso è entrato anche Rinero su Jimenez e Marco Pantani. Dicevo prima che il tratto più difficile della discesa sono i primi 8 chilometri, poi si arriverà sul Col de Lautaret, svolteranno a destra e dopo la discesa sarà molto più agevole, molto più facile. Tu non c'eri quando il Giro d'Italia ha affrontato questa salita, le Deux Alpes, che il Tour affronta per la prima volta, mentre al Giro erano già arrivati. Ecco, vedi i casi della vita. Nel 94 Marco partì sulla Colla dell'Agnello, in maglia rosa c'era Berzin, ci fu un grande Moreno argentina, intanto è caduto, ho paura che un corridore è andato dritto. Mi sembra Bobby Julick. Vediamo, è ancora coperto dai fotografi, attenzione, niente, non riusciamo assolutamente a vedere di chi sia il Bobby Julick. No, anche Bobby Julick che forse è andato fuori strada e ha approfittato di questo forzato stop per indossare, ecco che va dritto, lo stesso, ecco, problema di Pantani, la regia, stesso
problema, però niente di grave per fortuna. Ha approfittato di questo stop non certo voluto per mettersi la mantellina. Il problema è per l'ultimo, cioè il primo chilometro di discesa è quello più ripido, ha una pendenza del 12-13%, quindi i corridori non riescono a togliere le mani dal manubrio e mettersi la mantellina, anche perché il vento non ti permette di fare questa operazione. Ed è arrivato poco prima della curva con la mantellina nelle mani, non è riuscito a frenare immediatamente ed è andato dritto. Fra l'altro, quando fa freddo non hai la stessa facilità, cominciano a far male le mani, far male le braccia. Vedete anche che LeBlanc cerca di mettersi la mantellina, però non riesce mai a trovare la seconda manica. Adesso c'è riuscito, LeBlanc è un po' staccato dal gruppo della maglia gialla. E siamo in diretta da 5 ore, valeva veramente la pena. È veramente una bella tappa. Una bellissima tappa, purtroppo, ripetiamo, avversata dal maltempo e per i tecnici non c'è niente da fare. Ringraziamo comunque di riuscire a intravedere, di capire, di sognare che questa tappa finisca come tutti noi italiani desideriamo. Speriamo. Adesso l'ammiraglia della Cofidis, vedete i tre al comando, Rineiro, Jimenez e Pantani. Adesso c'è Jimenez che sta tirando, Pantani in seconda posizione e fa bene, mentre a Rineiro gli viene data la mantellina. E auguriamoci che non sia costretto anche lui a fermarsi per indossare questo indumento. Abbiamo visto Pantani alzarsi per mettersi la mantellina, parecchie difficoltà, non è che sul nostro monitor si veda bene, cerchiamo di interpretare, di capire, ci troviamo nelle vostre stesse condizioni. Giulio. E abbiamo visto la scritta e abbiamo capito dalla scritta che doveva essere inquadrato Babi Julic, il secondo in classifica generale, è uscito di strada, per fortuna niente di grave, era per mettersi la mantellina. 2:49 in ritardo del gruppo Ulrich. Penso proprio che Marco, se non capita qualcosa, indosserà la maglia della... Parlavamo prima, no? E nel 94 Marco attaccò sul colle dell'agnello, Berzin, aiutato da Moreno Argentin, rientrò sul colle de Lottare e Marco non riuscì a portare a termine quell'attacco e quindi si dovette accontentare del secondo posto. Ecco, può darsi che questo stesso sede di tappa, le Desalpa, possa dargli una soddisfazione uguale immensa, o addirittura maggiore, cioè di indossare la maglia gialla. Anche perché ormai questa salita la conosce, l'ha già affrontata, sa benissimo con quali rapporti si deve affrontare. A proposito, abbiamo parlato questa mattina di questa perlustrazione che ha fatto la Mapei con Fabrizio Fabbri, con Di Grande, con Nardello e con Figueras. Come ha passato i giorni prima del Tour Pantani? È andato a visitare i percorsi? Intanto Pantani sta staccando Jimenez e Rineiro, questo vuol dire che anche in discesa sta forzando e sta andando molto forte. Pantani dopo il Giro d'Italia non ha più corso, sono state 5 settimane, le prime due ha tirato il fiato, anche perché era subissato di richieste, di premiazioni, lui naturalmente le ha evitate, ha spento il cellulare, si è rinchiuso nella sua Cesenatica, ha cercato soprattutto di scaricare la tensione, le emozioni del Giro d'Italia. Poi ha cominciato ad allenarsi, ha richiamato vicino a sé gli altri romagnoli che fanno parte della Mercatone 1, Fontanelli, Conti, Siboni, Dall'Oglio, e poi anche sono andati anche 2 o 3 compagni di squadra. Si sono allenati, hanno fatto degli allenamenti durissimi, 200-220 km nelle colline romagnole, e si è presentato alla partenza di Dublino non in ottime condizioni, cioè non aveva la brillantezza, l'agilità per poi fare un buon prologo. Difatti nel prologo è riuscito a battere 10 corridori, è arrivato 179esimo. Però subito tu dicesti è andato meglio del previsto. Esatto. E anche lui già dopo il responso del cronoprologo ha detto sono andato meglio del previsto. 3 uomini al comando, mentre eccoci qui con i resti del gruppo Jalabert, che passa a 8:42. Crollo di Jalabert, 8:47. Minisport. Si sente quando è estate.
Torniamo in cronaca diretta. Questa mattina era considerato tra i grandi favoriti, il suo ritardo 3 primi e 1 secondo, anche la sua condotta di gara all'inizio della tappa faceva pensare che Laurent Jalabert fosse intenzionato oggi a sferrare un grande attacco. Invece, dopo qualche scatto sulla prima salita, il crollo, un crollo verticale al Galibier, il ritardo di Jalabert di 9 minuti circa. Quindi la prevista crisi di